Ciao a tutti, oggi ci è dato modo di contemplare, grazie alla liturgia, una delle pagine più belle del Vangelo di Giovanni, il capitolo 3, dal versetto 14 al 21. Ed è tutto ruota intorno a una frase ben precisa, ovvero come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. Ebbene, ecco, nella Quaresima ci è dato modo tante volte magari di soffermarci su il crocifisso, su Gesù crocifisso. Riuscire a farlo scoprendo che c'è una parola che si nasconde dietro al crocifisso e questa parola è amore. È quello che è il dono di questa liturgia, il dono di questa domenica. Perché sì, la liturgia di questa domenica ci incita proprio a non desistere nel nostro impegno quaresimale, rallegrandoci però di questo dono, il dono di questa parola. Sì, la Pasqua è più vicina, anche per questo siamo contenti, ma è vicino a noi un Dio che ci ama e che è ricco di misericordia. E che proprio non ci lascerà nella sofferenza perché ci ama. Ecco, è il Vangelo della notte di Nicodemo. E la notte di Nicodemo può essere paragonata molto alla nostra situazione che stiamo vivendo, dove sostanzialmente c'è un po' di dubbio, c'è un po' di fatica a comprendere perché la nostra quotidianità è stata spazzata via dal coronavirus. E quindi avere il coraggio anche di saper andare a cercare in Dio il senso nuovo, buono, sempre valido per la nostra quotidianità è una sfida da cogliere. Ebbene, eccoci qua. Di fronte a questa pagina del Vangelo, allora abbiamo la bellezza di un versetto che ci indica la speranza. Dio ci ha tanto amato. È proprio, sono parole tonificanti queste, come potrebbe essere una camminata in montagna, una buona respirata a pieni polmoni, potremmo dire, che ci fa bene al nostro cammino in questa situazione. Sì, Dio ci ha tanto amato. Sono parole di consolazione che ci aiutano. Quindi l'invito è quello proprio di vivere questa domenica guardando il crocifisso un po' di più. E contemplando il mistero dell'amore di Dio per la sua umanità, per ciascuno di noi, proprio in questo gesto. Fateci caso, nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, proprio su una colonna c'è questo serpente bronzeo, a ricordarci che anche noi ci possiamo ritrovare proprio in quella condizione del popolo ebraico. Sabbia, deserto, ma soprattutto mormorazioni. Ecco, queste mormorazioni contro Mosè, queste mormorazioni contro Dio. Rimettiamoci a guardare non ovviamente il serpente bronzeo, ma Gesù crocifisso in questa domenica e chiediamo a lui la stessa luce che ha saputo donare a Nicodemo e che questa luce rappresenti per noi la bellezza, lo stupore nuovo, questa gioia intima, interiore, con la certezza appunto che non siamo noi a salvarci, non lo saranno neanche le nostre opere quaresimali a salvarci, ma è appunto Dio che ci ha tanto amato. E questo è il mistero che si cela dietro a quel crocifisso e che possiamo riscoprire proprio nella nostra quotidianità. E questa quotidianità un po' crocifissa sarà amata ancora una volta da un Dio crocifisso. Buon cammino a tutti.